Ah, sicuramente abbiamo avuto un forte aumento delle iscrizioni di studenti dall'estero e questo è in gran parte frutto degli sforzi che abbiamo portato avanti in questi anni di aumento sia dei docenti che vengono dall'estero, sia dell'offerta formativa in lingua che possiamo fornire. L'aumento sta a testimoniare che gli sforzi sono stati sforzi che hanno portato dei risultati eccellenti. Abbiamo avuto un aumento consistente pari al 30% degli studenti internazionali quest'anno. Allora, diversamente rispetto al passato, crescono più diciamo, le lauree triennali, crescono più di quelle magistrali. Lei ha spiegato, ha influito soprattutto la riduzione del numero chiuso in alcuni corsi. È così? Sì, questo sicuramente sono due dati secondo me tutti e due molto positivi perché dopo anni in cui la crescita dell'offerta degli iscritti sulle magistrali era a doppia cifra, il fatto che quest'anno ci sia stato un mantenimento, una crescita comunque di iscritti sulle magistrali sia molto positiva. Così come è positivo l'aumento di iscritti sulle triennali, in gran parte dovuto alla rimozione di numeri chiusi, dove è possibile toglierli, sono stati tolti, e in parte dovuto all'aumento di corsi che non avevano il numero chiuso. Ovviamente i cicli, gli insegnamenti, i corsi di laurea con numero chiuso tendono a mantenere un numero di iscritti abbastanza stabile. Sì, questo è un altro dato molto positivo, il numero degli abbandoni, anche se il numero degli abbandoni di solito si misura durante tutto l'anno, non solo nel momento delle iscrizioni, però sostanzialmente il numero di iscritti totali dell'Università di Bologna è in crescita più o meno in linea con le crescite dei nuovi immatricolati, quindi significa che il numero degli abbandoni è sostanzialmente stabile. Il mio augurio è quello che i dati di una riduzione delle immatricolazioni su base nazionale non sia confermato perché questo è un brutto segno dovuto, credo, in gran parte anche ai problemi della pandemia. Noi dobbiamo fare in modo di aumentare il numero degli iscritti su tutta Italia e quindi questo credo che sarà uno degli impegni dell'Alma Mater e di tutta Italia nei prossimi mesi. Prorettore, mi interessava chiederle, lei appunto ha accennato a un osservatorio, mi sembra, di genere per Un a progetto di un orientamento. progetto di orientamento. Di cosa si tratterebbe? Si tratta di un tema che credo sia comune a livello nazionale non solo, cioè di cogliere in quello che è un anello fragile della formazione, cioè nelle aree STEM, quindi aree tecnologiche scientifiche, una bassa presenza di studentesse. E quindi creare condizioni di informazione, di comunicazione, di coltivazione e di orientamento per questo importantissimo segmento, in modo da prestare attenzione anche a quello che è un tema importantissimo, sempre di più negli atenei, che è quello legato al genere. Assolutamente. Ad oggi che differenze ci sono, lo sa, nell'Università di Bologna rispetto a... Dunque, i dati sono in crescita, quindi la Ok. componente femminile, adesso non ho il dato sotto mano, i dati sono in crescita, però rimane sicuramente Una differenza, minoritaria, quindi certo. si presta alle letture più diverse, no? Dai giochi infantili in poi l'orientamento che poi determina le differenze di interesse per un determinato ambito o l'altro. Questo è un problema molto ampio che riguarda non solo l'università, però l'università lo sta affrontando. Tanto che anche nelle politiche poi dopo di espansione con il PNRR, eccetera, eccetera, tutti i protocolli di tutela e di attenzione verso i generi meno rappresentati sono molto forti.